Poracci, la vena comica di Kojima è inconfondibile e Metal Gear Solid era proprio facile da riconoscere. Martino è ancora una volta velocissimo, mentre Yuri mi ha spezzato in due con Death Stranding. Capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando è festa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché torneremo a parlare di Mario & Rabbids Sparks of Hope, dei rumor generati dall'apparizione mistica di una demo e anche di nuovi interessanti sviluppi riguardanti l'arrivo del nuovo PlayStation Plus. Prima di iniziare però vi ricordo che questa sera saremo in live a partire dalle 22:30 per seguire insieme lo State of Play di Sony e non solo. Mi raccomando, non mancate, perché sarà una serata poraccia al 100%. Se non altro passate a fare un saluto. Ma prima di tutto, mi raccomando, mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto. Bene, iniziamo. Partiamo con qualche notizia al volo e siamo entrati ufficialmente nel clima delle E3, anche senza E3, e tra i tantissimi appuntamenti da tenere d'occhio, se siete dei collezionisti incalliti non dovete perdervi per nessun motivo al mondo il Direct di Limited Run Games. Alle 10 di sera di lunedì 6 si svolgerà la terza edizione dell'LRG, l'evento dedicato alle pubblicazioni in formato fisico del noto publisher. Questa volta ci sarà spazio per ben 30 trailer, ma tra i tanti nomi che riceveranno un'edizione fisica ce n'è uno che cattura l'attenzione. La vera star della serata sarà il gioco delle tartarughe ninja di Dotemu, ovvero Shredder's Revenge, di cui verrà svelata la Collector's Edition. La cosa interessante è che recentemente un leak del database di PlayStation avrebbe indicato la data di uscita del gioco come vicinissima. Shredder's Revenge potrebbe uscire addirittura il 16 giugno, praticamente uno shadow drop e anche un motivo in più per non perdersi questo spettacolo dal vivo. Dopo il leak e in seguito alla conferma di altri leaker più affidabili, abbiamo finalmente l'ufficialità dei giochi del Plus di giugno che si aggiungeranno alla Instant Game Collection di Sony. E proprio come avevamo riportato giorni fa, si tratta di God of War, quello del 2018, di Naruto, To Boruto e di Nickelodeon All Stars. Una selezione abbastanza varia che mette al centro un capolavoro impressionante, che però sospetto ormai abbiano giocato un po' tutti. Poracci, voi cosa ne pensate di questa mesata? E torniamo a parlare di Epic Games e del loro store, perché dopo la bomba atomica della settimana scorsa, ovvero il regalo di tutta la trilogia di Bioshock, questa volta è il turno di un FPS magari meno importante ma a cui sono molto affezionato, ovvero Wolfenstein The New Order. Come al solito è gratis, quindi se ve lo lasciate scappare non siete dei veri poracci, ma se non lo avete mai giocato dategli una chance, perché si tratta di una produzione tutt'altro che banale che riesce in modo molto intelligente a modernizzare i canoni di un grande classico del videogioco adattandoli all'ossatura delle produzioni contemporanee. Io ve lo straconsiglio. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e io inizierei tornando a parlare di Mario & Rabbids Sparks of Hope, perché si tratta in tutto e per tutto di una delle più grandi incognite di questo 2022 di Nintendo. Possiamo ancora sperare in una pubblicazione per il 2022? Beh, le cose iniziano a farsi complesse, ma c'è ancora un barlume di speranza. Un barlume di speranza. A quanto pare, secondo quanto riportato dal sito Axios, molto probabilmente quest'anno Ubisoft non terrà il suo abituale show di giugno, ma questa volta verrà rimandato più in là, durante l'anno. Questo conferma quanto detto da Jeff Keighley qualche giorno fa. Secondo il presentatore e creatore della Summer Game Fest, quest'anno ci sarebbero stati molti meno eventi collaterali e tutti i publisher, grandi e piccoli, sarebbero confluiti all'interno degli eventi più importanti del periodo estivo. L'anno scorso Sparks of Hope fu annunciato proprio durante l'Ubisoft Forward e nonostante l'azienda abbia confermato l'intenzione di pubblicare il gioco entro la fine dell'anno fiscale 2022, che però ricordiamo si conclude il 1 aprile 2023, a questo punto
punto c'è chi ha iniziato ad abbandonare le speranze. Molti rumor vorrebbero il team abbastanza indietro con la lavorazione di Sparks of Hope, ma io farei anche questo ragionamento. Se Nintendo vuole garantire almeno una pubblicazione all'anno a tema Mario, e ora che neanche il film di animazione può occupare questo spazio, siamo sicuri che la grande N non cercherà in tutti i modi di far sì che Sparks of Hope esca in autunno o proprio verso la fine dell'anno? In fondo, essendo un titolo di Mario, la cornice del Direct sarebbe perfetta per un primo gameplay trailer con tanto di data di uscita. Secondo voi, poracci, ce la faranno i ragazzi di Ubisoft Italia a pubblicare il gioco in tempo ed eventualmente ne sentiremo parlare nel Direct di giugno? E a proposito di Direct, è successa una cosa molto particolare che ha portato in tanti a speculare sul possibile arrivo imminente del Direct. Cioè, ormai è una follia e i livelli di hype sono alle stelle. Sulla pagina eShop americana del Musu di Fire Emblem, fino a qualche ora fa era disponibile un link dove veniva indicata la possibilità di scaricare una demo del gioco, collegamento che ovviamente non portava da nessuna parte e che poi è stato prontamente rimosso. Il gioco uscirà il 24 di questo mese e se deve esserci una demo, beh, dovrà per forza di cose essere pubblicata in questi giorni. Ora abbiamo visto che Nintendo non si fa scrupoli a pubblicare a sorpresa nuovi trailer che vengono poi accompagnati dall'uscita di demo, un po' come è successo per Mario Strikers. E anche l'uscita di Hyrule Warriors, l'era della calamità, fu preceduta da una versione di prova che permetteva di portare i propri salvataggi sul gioco completo. Questa fu annunciata durante un direct minore, ma non dimentichiamoci che era il 2020. E c'è chi vuole sperare a tutti i costi che un'eventuale demo di Fire Emblem possa essere inclusa all'interno di un direct. Io un nuovo trailer con tanto di demo di accompagnamento in apertura del direct ce lo vedrei benissimo, e lo dico da non fan della serie. Occuperebbe molto bene lo spazio lasciato scoperto da Smash e i trailer dei suoi personaggi. Quindi il succo è questo: non solo potremmo avere una demo di Fire Emblem nelle prossime settimane, ma Nintendo potrebbe essersi autoliccata anche una parte del direct, che potrebbe uscire proprio la prossima settimana o magari poco dopo. Secondo voi, come scenario è credibile oppure Fire Emblem andrà avanti con dei trailer singoli? E chiudiamo tornando a parlare del nuovo PlayStation Plus, perché ora che il servizio è approdato anche in Giappone, la situazione è nettamente migliorata rispetto al primo lancio avvenuto soltanto in una parte dell'Asia. Ma la sensazione è che ancora manchi qualcosa. Innanzitutto le versioni dei giochi utilizzate sono quelle NTSC e non PAL, con tutti i benefici che questa scelta comporta. Si ha infatti un refresh rate più elevato e il gameplay risulta estremamente più fluido. Però a questo punto c'è da chiedersi, noi europei, che versione ci beccheremo? Non è ancora chiaro se Sony lascerà la scelta aperta ai giocatori, un po' come fa Nintendo con i suoi titoli Nintendo 64, oppure se per il vecchio continente opterà esclusivamente per le versioni PAL, in modo da ritrovarsi già pronta la localizzazione in diverse lingue. Anche la lista dei titoli è più corposa rispetto a quanto visto in precedenza, ma probabilmente non si tratta ancora della versione finale, o quantomeno in America e in Europa possiamo aspettarci qualcosina di più. Sono stati aggiunti i titoli PS3 in streaming, ma il totale dei giochi presenti nel catalogo è ancora inferiore rispetto a quanto promesso. I classici dovrebbero essere circa 340, mentre per ora la lista ne conta soltanto 250, e così vale anche per i titoli PS4 e PS5. Ne sono stati promessi 400, ma ce ne sono presenti solo 300. Non è ancora chiaro se nel conteggio vengano inserite le doppie versioni, ma non ci resta che aspettare perché è chiaro che l'offerta del servizio cambia radicalmente di zona in zona. In ogni caso, cosa ne pensate di come si sta muovendo Sony con questo servizio? Secondo me ha fatto leggermente troppa confusione, non trovate? E questo era tutto per oggi, miei cari poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno, ma soprattutto vi aspetto anche dopo alle 22:30 sul sito Viola per seguire insieme lo State of Play di Sony. Mi raccomando, passate anche solo per fare un saluto, ma in ogni caso riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro State, Michele Off Play, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Bye.